Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stefano Parenti, personal trainer a Praga. Oggi parliamo chi è natural, chi non è natural. Come facciamo a distinguere queste due categorie che sembrano comunque, che sono ovviamente estranee l'una all'altra? E chi è natural, chi può ritenersi natural, chi può ritenersi non natural? Allora andiamo a vedere, diciamo, i classici tratti caratteristici di una persona che può essere non natural e una persona che può essere natural, ma bensì andiamo a vedere, secondo me, una cosa molto più importante, perché non è tanto la conformazione fisica, l'acne, le spalle stondate, le svenature che fanno poi questa differenza, perché come già vi ho detto in precedenti video, è tutto soggettivo, non tutti rispondiamo allo stesso modo agli anabolici. Ognuno porta le sue caratteristiche, ognuno c'è chi fa per esempio anche cicli molto pesanti e non ha neanche un segno di una bolla, non ha le spalle stondate, non ha una grande vascolarizzazione, ma nulla toglie che stia utilizzando effettivamente prodotti anabolici. Quindi, come possiamo vedere, capirlo dal punto di vista, specialmente in questa epoca moderna dove tutti hanno la tendenza un po' di essere il classico fake natural per ovvie ragioni, per business. Ovviamente, se tu vuoi andare a considerare la maggior parte degli influencer si dichiarano natural, ma poi alla fine bisogna vedere chi si contano veramente sulle punta delle dita, chi è effettivamente natural al 100%, perché ovviamente sono degli interessi. Voi vedete una persona che è gigante, che è bella corposa, che è bella, che è muscolosa, e ovviamente date credito a quello che dice, vi dice che è natural, vi dice che sta prendendo queste proteine, che sta prendendo questa marca di aminoacidi, che grazie al suo programma tutti voi riuscirete ad arrivare a un più 10 HP, che e bla bla bla, riuscirete ad avere i bicipiti grandi, i polpacci grandi, potrete comunque riuscire a colpire i vostri punti deboli e renderli indistruttibili, invincibili, quando purtroppo la realtà nelle cose non è così. Una persona può migliorare, ma a seconda del suo potenziale genetico. Non potete, come vi dicevo sempre, vi ho sempre detto, non potete fare un paragone con altre persone e soprattutto diffidate da chi vi diceva: vi faccio il tuo, i tuoi punti deboli sono i bicipiti, li faccio diventare 50 centimetri facendo questo. No, perché i tuoi bicipiti molto probabilmente sono il tuo punto carente, e per quanto tu li possa mazzolare, il loro limite genetico è quello. Puoi migliorarli, ovviamente, puoi renderli comunque in una maniera, puoi appunto migliorarli, ma non puoi arrivare a delle braccia con 50 centimetri se hai delle braccia di partenza di 5 centimetri. Quindi quello è il discorso principale. Puoi prendere qualsiasi tipo di anabolico che tu vuoi, ma non ci arriverai mai a delle braccia di 50 cm, a meno che poi puoi fare anche dei cicli belli pesanti, arrivi a 50 cm e poi vai al Camposanto come strada successiva diretta, perché avrà il cibo che tu hai fatto un impatto talmente devastante che non avrai altra scelta nel finire nel graveyard. Poi, detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, andiamo proprio nel cuore del discorso. Chi può ritenersi natural? Ah, se io prendo le proteine sono natural, se tu prendi proteine, aminoacidi, creatina o prodotti naturali, quali possa essere anche il turchesterone, glisterone, alla fine non è che va ad aumentare le performance in maniera drastica, non ti dà un grande vantaggio rispetto agli altri integratori alimentari. Quindi si parla sempre di un range minimale di progresso. Puoi ritenerti natural, ma se tu prendi cardarina, stenabolica, anche solo se prendi cardarina, ma io prendo solo cardarina, è un bruciagrassi. Cardarina non è solamente un bruciagrassi, come abbiamo già visto nei video relativi a cardarina, è un PPAR delta, quindi aiuta anche a aumentare massa muscolare. Ci sono esempi eclatanti di persone che hanno perso peso e hanno aumentato anche massa magra, quindi non stai prendendo qualcosa che non va ad aumentare in nessun modo possibile la tua percentuale di massa magra, la tua percentuale di massa muscolare. Stai prendendo qualcosa che ti renderà sicuramente superiore ad un natural. Stenabolic lo stesso, recettori Reverb, stessa identica cosa,
MK677, stessa identica cosa, vai, stai prendendo comunque una droga. Si chiamano droghe, chiamiamole come si chiamano, non cominciamo a chiamarle integratori, integratori speciali. Anch'io all'epoca li chiamavo così, sbagliando, perché ho sottovalutato l'impatto delle parole, ma sono delle droghe come tutte le altre droghe, come anche il cortisone è una droga. Quindi queste droghe aumentano la prestazione, dove c'è un aumento di prestazione non si può essere considerati natural. Quindi se io prendo poi anche dai dosaggi, ma io prendo solamente un MG tira 140, non ha conta un cazzo, puoi prendere anche 0,5, non puoi essere considerato natural, perché stai prendendo anche un MG, stai prendendo qualcosa che nel periodo di 1-2 mesi, poi tu lo prendi, o anche 3-4 settimane, avrai un aumento di massa muscolare significativo rispetto a chi invece non sta utilizzando, lo sta utilizzando solamente la creatina. Quindi non puoi ritenerti natural. Poi tutti questi prodotti, e ci tengo a precisarlo perché molti vedo che non penso, io penso che l'ho dato per scontato, ma ho sbagliato anch'io e me ne rendo conto, sono tutti associati a delle malattie come infarto, ictus, ma tutti, anche il tamoxifene, anche il clomid, anche il testosterone, anche il TRT, tutto, anche le aspirine, anche tutto, ragazzi, è associato, può essere associato a queste patologie. Quindi mettetevelo in testa che quando andate a fare questi percorsi, questi cicli e vi discorrendo, dovete tenere in considerazione i rischi, punto. Non è ma io non voglio quello, non voglio rischi, non voglio mai coi capelli e con quello e con le mie palle che non lo fare, non lo fare. Se devi farti tutte queste pippe mentali, non è presa di coscienza, perché se tu hai una presa di coscienza non lo fai, punto e stop, perché questo è un atto incosciente. Quindi se tu ragioni con coscienza, non lo fai. Se tu ci stai pensando, vuol dire che sei incosciente. Lo puoi fare? Fallo. Ovviamente lo devi fare in un certo modo, ovviamente devi documentarti, ovviamente devi farti seguire, devi prendere le precauzioni del caso, ma farsi le pippe mentali con i capelli e l'acne e via non lo fate. Non lo fate, fate prima, perché non esiste nulla che non viene senza rischio. Dal momento in cui tu vai a giocare con la bilancia dei nostri ormoni, non viene nulla senza, dai qualcosa, si prende qualcosa, ricevi qualcosa, devi dare qualcosa in cambio. Equilibrio cosmico, chiamiamolo così, alla Einstein, anche un po' alla filosofica, ci deve essere, c'è equilibrio. Quindi quando tu vai a rompere l'equilibrio a favore di un qualcosa, deve esserci un bilanciamento dall'altra parte della bilancia. Non vuoi questo? Non lo fare. Semplice, no? Ti risparmi soldi, salute e pensieri e stai tranquillo e ti accontenti di quello che tu puoi riuscire a maturare nel corso degli anni con l'esperienza. Io personalmente, ragazzi che mi hanno sempre chiesto ma che cominciano a fare tutte queste pippe mentali prima di iniziare, dico lascia stare, non fa per te, perché pensa, tu adesso ancora devi cominciare e non hai nessun problema perché stai bene, ancora non hai preso nulla ancora, ma pensa se ti capita comunque un piccolissimo problema, vai nel pallone, vai nel panico più totale. Lasciate perdere, perché il piccolo problema capita e può capitare a tutti, anche a chi ha preparato le cose nel miglior modo possibile, perché gli imprevisti capitano a tutti, che poi si risolvono è un'altra tipologia di discorso. Ma se voi non avete la mentalità giusta del dire ok, è successo questo, prendo provvedimento, faccio quest'altro, e andare subito nel panico, no, questo non fa per voi. Semplicemente lasciate perdere e andare a prendere comunque prodotti che non interagiscono con il vostro mood, umore e via discorrendo, non vi danno nessun tipo di problema, poi ovviamente vi danno anche i risultati che giustamente sono indicati nella tipologia di quel prodotto,
Però quantomeno state tranquilli, non è che vi sto rimproverando, vi sto dando semplicemente un consiglio, non è per tutti fare una determinata scelta, poi la scelta è vostra, dovete essere voi sicuri al 100% di andare a fare quel determinato discorso, non è che dovete chiedere al trainer, al preparatore, vuol dire io voglio fare questo, punto, sei sicuro, sei convinto al 100%, punto, non dovete chiedere il permesso, voi dovete chiedere il permesso a voi stessi. Quindi anche chi fa il TRT, che poi mi dilungo in altri discorsi che non c'entrano niente con il video, non è natural perché vai comunque a ottimizzare il tuo livello del testosterone che naturalmente non saresti riuscito. Quindi non saresti riuscito natural vuol dire che sei non natural perché stai utilizzando qualcosa per ottimizzare il tuo livello del testosterone, quindi anche coloro che sono in TRT non si possono definire natural, sono sempre comunque enhanced, fanno sempre parte di quella famiglia. Chi usa GH anche con peptide comunque in versione iniettabile è natural? Non è natural perché sta utilizzando, anche chi usa peptidi non è natural, anche chi usa primobolan, ma non se note talmente mite, non sei natural, punto. Lo amo, l'ho fatto solo per 6 mesi, non sei natural, punto. Lo faccio 6 mesi l'anno, 2 mesi, non sei natural. Natural vuol dire che tu non utilizzi nessun tipo di droga che va ad aumentare le tue performance, che siano cardiovascolari, che siano in sala pesi, che siano nel powerlifting, che siano qualsiasi cosa tu voglia fare. Aumenti le tue prestazioni con delle sostanze dedicate ad aumentare le tue prestazioni, poi i fini li decidi te. Quindi decidi anche le sostanze che andrai a prendere per raggiungere tali fini, non sei natural. Punto. Semplice. Con questo spero che ho detto tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!